Ragazzi, ben ritornati nel vostro Joker. Siamo tornati di nuovo, ragazzi, su Gears of War Ultimate Edition. Allora, ragazzuoli belli di casa, siamo tornati con l'appuntamento delle 11. Perché, ragazzi, praticamente vi avevo chiesto nello scorso video che orario preferite, diciamo, per vedere questo gameplay, questo video di Gears. Molti mi hanno detto alle 22, però molti mi hanno proprio detto di lasciarlo alle 11, che si trovano veramente bene così. Quindi ragazzi, ho deciso di lasciarlo alle 11 e semmai in futuro sto cercando una serie horror abbastanza decente da portarvi, che non dico che sarà all'altezza di Until Dawn perché non esiste un gioco così, però sto cercando di portarvi un gioco che ci può intrattenere allo stesso modo, che duri abbastanza horror e impegnare le ore 22 per fare una serie appunto adeguata ad un gioco, ragazzi. Quindi sarebbe inutile portare Gears alle 22, ma bensì è meglio portare un gioco horror, a mio avviso. E questa cosa mi è stata confermata anche da voi. Ragazzi, finalmente oggi sono qua, abbiamo trovato la partita sul Re della Collina. Finalmente vi posso far vedere anche questa modalità dove dobbiamo catturare il punto, cioè il primo che arriva a 180 punti vince la partita completa. Quindi siamo qua sempre, questa volta ancora di nuovo nel team delle locuste. Ormai siamo affezionati. Sono a livello 46, ragazzi, sto andando veramente benissimo, veramente benissimo. Fino a ieri c'erano i punti doppi, non ho fatto molte partite purtroppo. Siamo su Escalation, signori. Non so se ve l'ho fatta mai vedere questa mappa, ma non credo. Quindi oggi modalità nuova, mappa nuova per voi, ovviamente. E siamo su Escalation. Questo è un altro classico di Gears of War 1, ragazzi. Un'altra mappa classica, proprio molto bella. Praticamente è fatta su delle scalinate, ok? Dove sotto, quindi in questo caso noi adesso, le locuste partono sempre sotto all'inizio, sono avvantaggiate, a parer mio, perché ci sono i sniper, i cecchini a entrambi. Quindi il nostro team, scusate, partirà con due cecchini, mentre sopra non hanno un granché, ma possono... Anzi, partiamo sia con i cecchini che con le granate, mentre chi sta sopra deve scendere almeno al centro per prendere le granate. Quindi diciamo che chi parte sotto sta più o meno molto più avvantaggiato a parer mio, ragazzi. Perché comunque chi viene da sopra, come in questo caso sono loro, noi ecco qua, ragazzi, facciamo una capriola. Abbiamo preso il cecchino subito, easy, proprio il cecchino. E qua ci sono le granate, quindi è veramente facile per noi. Qui c'è un conquista, noi ovviamente dobbiamo conquistare quel patacchetto lì, ragazzi. E io voglio subito fare una headshot, se ci riesco. E se mi permettono di farla. Ok, vai, l'hai ucciso tu, è tuo, te lo sei meritato. Calcolate che io con un colpo a quello gli ho fatto bensì 90 punti. Mamma mia, raga, la strage. Muori, muori, muori tu, rimette saluta. Eccone un altro laggiù. Io ovviamente, raga, a me piace molto il gioco frenetico, quindi non mi ruba il cecchino, non mi ruba il cecchino, che è roba mia. Dove è andato il cecchino? No, è scomparso, ma che merda. Si è sprofondato in mezzo alle fratte proprio. Allora, ce l'abbiamo sotto, credo. Vediamo un po', infatti eccoli qua. Eccoli là, tutti là, ragazzi. Allora, noi facciamo una cosa tatticissima, mega fenomenale. Partiamo la grande... Bravissimo che ha preso le bombe. E me ne stavo prendendo anche io. Ma prima... Vabbè, no, ragazzi, non ce lo facciamo. Ci lanciamo le granate e facciamo gli stessi punti. Ok, non è morto nessuno, ma ci prendiamo il nostro sniper. Dai, buttiamoci dentro. E muori. No, non è morto, non ci credo. Gli ho dato la muggia. Io di solito non muggio mai, ragazzi. In quel caso gli ho dato una botta e gli ho fatto solo 35 punti. Ma doveva cadere. Però vabbè, sì, cazzi, non fa niente. Siamo momentaneamente... Questo non capisco perché sta fermo quel babbuino puzzolente. Però va bene così. Non ci importa. Allora, vediamo un po'. Qua ci dovrebbero essere le granate, ma non ci sono. Ottimo. Non ci sono le granate. Quelli stanno sempre là sotto. Allora, io, ragazzi, sapete, non riesco a stare fermo, ma devo per forza... Intanto qua gli stoppiamo questi 16 punti che sono troppi per loro. Ma bensì ci li possiamo acciappare noi. Eccoli qua. Questi qua è carne trita. Vai, l'hai ucciso, perfetto. 78 punti, 78 punti anche a quello di nuovo.
Qui ragazzi c'è il seguente, quindi dobbiamo andare sul conquista prima che ci vanno appunto gli avversari. E intanto stoppiamo qua. Fammi passare, stronzo. Ok, l'ho battuto, l'ho battuto. Ma fa il culo, quello è scemo, cioè. Boom, headshot. Headshot, ragazzi. Ecco, vaffanculo, quanto cazzo di grande mi hanno lanciato. Questo sta qui fermo da circa mezz'ora e neanche riescono a ucciderlo, bene. Ok, lo sniper non c'è, le granate non ci sono. Quando rimangono qui pochi punti, ragazzi, è inutile, perché vedete c'è il seguente. Conviene sempre andare di corsa anche al seguente per andarcelo a conquistare. Visto che tanto lì mancavano pochi punti, è inutile che perdiamo tempo in quel punto là. Ok, questo così, questo te rialzo io, stai tranquillo, tanto sta fermo, però ci conquistiamo questo che sono buoni. Questo sta fermo da circa mezz'ora, quindi stiamo giocando con uno in meno, con un uomo in meno. No. Ma guarda, mori veramente quando... la madonna! 92 punti! 92 punti a quello 44. Praticamente erano zombie che camminavano. Erano morti. Morti che camminano, signori. Andiamoci a prendere lo sniper che sta di nuovo sotto. Io mi voglio divertire qua. Non sto concentrato al punto lì per prendere i punti. Oh, vai così. Col mio bello sniper. Che poi non mi voglio concentrare, ma stiamo a fare veramente un sacco di punti. Però va bene così. Ok, vediamo un attimo la situation. Quello è uscito. Uno dei nostri è uscito. Ha rosicato tantissimo. Boom, headshot. Headshot, motherfucker. Vabbè, qui mancano 3 secondi, è inutile. Andiamocene, andiamocene. Andiamocene al seguente, ragazzi. Mamma mia, quanto è bello il cecchino quando fai tutte le headshot che vuoi fare. Ecco, Dindon Dan. San Martino. Blinfire. Madonna mia, l'ho lisciato, regà. Aspetta. No, l'ho lisciato di nuovo. Mamma mia, se lo becco così, regà. Niente, l'ho lisciato di nuovo. Via, via, via. Liscio. Mamma! Blinfire, signori! E lo fa! Lo fa, giocherigno! Senza mirare, ragazzi! E gliel'abbiamo proprio fatto alla grande! Vai, ti alzo. Non ci sono riuscito, amico, scusami. Fatta la cazzata. Mi so emozionato per Blind, raga. Mamma mia, vanno a vincere. Vanno a vincere, signori. Mamma mia. Vanno a vincere, raga. Finalmente sono riuscito a fare un cazzo di Blinfire. Il Blind, ragazzi, per chi non lo sa, è sparare senza mirare e fare l'headshot, che è difficilissimo, una cosa del genere. Ma ragazzi, The King of Sniper è qui. È qui, ragazzi. Blinfire 1-0, abbiamo vinto. Ci andiamo a fare la seconda partita in Re della Collina. Ok, ragazzi, siamo su Giardino. Un'altra mappa comunque molto bella, diciamo. Io qua prendo sempre il cecchino, provo ad andare a fare qualcosa col cecchino. Ragazzi, io comunque voglio dirvi una cosa, voglio aggiungere una cosa. Sto portando questi video alle 11, sto sperimentando un po' la situazione. Come vi ho detto, sto sperimentando un po' l'orario, se è buono. Perché se, ragazzi, vedo che comunque il gioco, diciamo, non ha le... i mi piace, le visual che dico io, perché ci tengo a questo gioco, nel senso che voglio che in tanti lo apprezzano veramente, perché non tutti conoscono questo capolavoro, ragazzi, perché è un capolavoro, fidatevi, se ci giocate è qualcosa di assurdo, ma anche a vederlo penso che comunque, poi vabbè, ve lo gioco io, comunque sono molto bravo a giocare a sto gioco, ragazzi, anche per voi è una bella cosa, se comunque vedo che andando avanti il gioco diminuisce di like o di views, porterò 2 video al giorno, come normalmente ho sempre fatto fino ad oggi. Però Gears lo porterò come appuntamento alle 14, come tutti i video. Quindi non sarà un video al giorno, ma bensì un video ogni tanto alle 14. Questa cosa un po', diciamo che da una parte mi dispiace, perché vorrei veramente che questo gioco venga apprezzato un po' di più da voi, raga. Anche per quanto riguarda views e like. Ma perché non è per niente, perché comunque ci tengo tanto. Oh mio Dio, che cos'è questo lag? Che cos'era questo lag, ragazzi? C'era un lag mostruosissimo. Spero che non laghi ancora. Intanto ci prendiamo lo sniper. O volevi morire pure te? Non so che voleva fare questo, però vabbè. Mi voleva motosegare il bastardo. Ecco che voleva fare. Ok, vai, puoi andare a conquistare. Io mi prendo lo sniper. Oh cazzo, lo sniper mi sa che non mi prendo più. Sono rinati qua, porca puttana. Ciao, ciao bello. Salutami a casa. Se vediamo domani, vai tranquillo. Ti preoccupa che il giochino ti fa passare col cazzo.
E si prende lo sniper, signori. Stiamo facendo una bella partita. Questa mi piace. Stiamo facendo una ottima partita. Aia, da dietro, da dietro, da dietro. Quanto cazzo vuole dannà? A raccogliere i fagioli. Oh, no, no. È riuscito il gas, raga. Quello ti uccide. Non sono riuscito neanche a conquistare. Porca miseria. Ok, sei morto tragicamente. Io voglio fare le kill, raga. Non voglio ammazzare la gente. Cioè, voglio fare le kill e non voglio andare a conquistare. Vedete? Bello così. E schioppano tutti come popcorn, signori. Raga, non so più che cazzo inventarmi. Me succhi la fava. Cioè, presente la fava? Cioè, avete presente le fave? Me le succhiate tutte quante, me le succhiate. Belle, proprio buone buone. No, l'avevo ucciso! Cazzarola! L'avevo ucciso, raga. Io vado a fare le kill. Infatti, non è che mi sono messo, sono fermato a fare punti. Anzi, ho fatto solo quasi kill. Infatti, quelli 8 conquistate, 5, io 2. Conquistati due, ho fatto i punti quanti loro. Siamo arrivati a livello 47. Ragazzi, siamo aumentati di livello. Allora, come già detto, come vi ho anticipato prima, sto vedendo comunque, per il momento lascerò il video alle 11, quindi per un po' di giorni avrete ancora video alle 11, ma devo valutare bene un po' la situazione, perché vorrei che questi video vanno il meglio possibile. Se eventualmente vedo un calo, ragazzi, ve lo dico, lo stopperò alle 11, ma lo porterò alle 14 come video ogni tanto. Sperando che comunque vada meglio. E ragazzi, per il momento rimaniamo ancora per un po' di giorni. Lo farò alle 11 come promesso. Io ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, vi invito a lasciare tanti pollici in su, commentate, condividete. Passiamo già a Facebook, Instagram, tutti i social, trovate il link nella descrizione. Trovate anche il link di Instant Gaming. Mi raccomando, ricordatevi, ve lo sto ricordando, perché ragazzi hanno veramente dei sconti. Approfittatene se potete, se volete, come vi pare a voi. C'è il link che vi porterà nel sito e potete fare gli acquisti che vi pare, se volete farli. Ci troverete tutti quanti i giochi che vi pare a voi. Niente ragazzi, il video può terminare qua. Spero che vi sia piaciuto. 15.000 like se riusciamo. Sarà possibile, ma se riusciamo, 15.000 like. Al prossimo punto è il vostro giocherigno. Arriveranno tanti video, non vi preoccupate, con Ciccio, Anima e tutti gli altri, ve l'ho promesso, il tempo che ci organizziamo e ci rifacciamo al meglio. Ciao ragazzi!